In realtà nessuno va a Monqua. Ci siamo entrati! Comunque è sempre emozionante entrare in un nuovo paese. Quando stai in un paese per un po' di tempo, come noi magari un mese, dopo un po' dai per scontato quello che hai intorno, comunque sei abituato, tra virgolette, a quello che stai vedendo. Quindi quando entri in un nuovo paese è tutta una meraviglia, è tutto un wow a destra, wow a sinistra, tutto nuovo ed è bello proprio scoprire cosa è diverso rispetto al paese precedente. Ragazzi, vi dico solo che sto sentendo dei profumi di cibo, oh mio Dio, assurdi. Abbiamo fatto colazione presto e non abbiamo pranzato ovviamente, e non ho idea di che ore siano, ma sento dei profumi diversi che non sentivo in Laos. Questi rumori li sentivo anche in Laos. Là c'è un po' di bestiame. La strada per ora sembra essere un po' dritta finalmente. Non so quando arriveremo, stiamo per arrivare verso la stazione degli autobus. Da lì dovremmo prendere un night bus appunto per arrivare a Sabah. Allora ragazzi, siamo arrivati alla bus station e come vedete il signore francese qua davanti ci sta dando non una mano, però è un grandissimo viaggiatore, ha viaggiato per una vita intera con sua moglie. E in poche parole lo stiamo seguendo perché lui sa perfettamente come gestirsi il viaggio. E infatti ci hanno lasciato in una bus station e ad un certo punto è arrivato un bus solo per noi. Lui si è voluto assicurare che era la bus station. È un grande. An hour, it's 5 o'clock in the morning. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 o'clock in the morning. Quante ore? 2, 3, 4. Li sto amando tantissimo, ragazzi. È come essere in giro con due nonni o due genitori. Quindi siamo tipo insieme a loro. Ci facciamo coccolare dal loro. Tipo lui che parla, cioè praticamente che si incavola con tutti. Comunque cosa è successo? Che praticamente il signore si è preso un sacco perché volevano, cioè pensavamo ci stessero fregando. In realtà poi beh, non era così. Comunque ragazzi, il prezzo di questo autobus alla fine è di 320.000 dong. Intanto andiamo un attimo a mangiare che stiamo morendo. Ragazzi, l'obiettivo oggi e adesso, non oggi, è di trovare del cibo. Sono le 4:30 e sto letteralmente svenendo dalla fame. Comunque mi fanno spaccare questi due signori perché il signore è veramente tosto. Ma vi dirò ragazzi, hanno circa 70 anni, ma cioè arrivarci a quell'età così, ho fame, ho fame. Guardate questo negozietto per cucinare, per mangiare qualcosa. Non so cosa c'è ragazzi, tutta roba morta, animali. No, poverini, serpente. Oh mio Dio. Ma no, poverina, cioè gli hanno messo il... Poverini. Scusa, hai ragione, me ne vado. Nice, ragazzi, siamo, non so, in uno zoo. Cos'è che mi agola? Oh, ci sono i gatti! Oh, Dio, qua c'è un'iguana. È un'iguana, non è un camaleonte. No, ma... Basta. Ciao, amici! Ciao! Oh, mio Dio! Comunque sono due iguane. Wow! Oh, mio Dio. Ah, c'è un serpente, ma... Sì, non lo so praticamente. Ragazzi, questa è la situazione. Che praticamente pullman da 10 persone, siamo esattamente 13, anche perché queste persone sono sedute. Arriva. Siamo sedute praticamente sul corridoio. Fantastico. Ma ti rendi conto? 3, 2. Eccoci qua finalmente. Ragazzi, fa freddissimo. Sì, veramente. Fuori non lo sapevamo. Madonna, sembro... Ci sono 13 gradi. Sembro Higuain. Io rido, non so mai chi è. Cioè, so chi è, ma non so com'è. Comunque, ragazzi, non lo sapevamo, ma Sapa fa freddo. Un freddo cane. Perché non eravamo è così montagna, informati? Vabbè, comunque, non lo so, tipo... Comunque. È a 1600 metri d'altezza, ci sono i pini. Noi abbiamo dei pantaloncini e delle magliettine e dicono che ci sono 17 gradi di giorno. No, dicono, il meteo dice 17 Vabbè. Gradi. E ora ce ne sono 13, sono le 3 di notte. Siamo riusciti ad arrivare molto prima, quindi all'1:30 eravamo qua. In realtà la strada è stata bella, non era brutta, cioè era curve, ma non è stata dissestata, quindi per fortuna non ha creato nausea. Ok, della veramente. Serie...
Jessica, io ho dormito bene. Federico, secondo voi? Ma quello è il tuo problema. Un incubo. Cioè, tu non un dormi incubo. Mai. Io dormo sempre bene, ragazzi. Cioè, io posso dormire anche su, non lo so, un pavimento di marmo. Vi spiego il perché. Perché Jessica è del tipo, posso appoggiare la testa lì? No. Posso mettere i piedi lì? Non è vero. Posso mettere... E praticamente io ho la luce in bocca di Jessica. No, non è vero. La testa tra i piedi. Stavolta non è vero, perché mi sono fatti i fatti miei, ero completamente nel mio angolino perché la GoPro si è scaricata? No, Davon, sei serio? Ero completamente contro il vetro. Vabbè, ragazzi, comunque... No, adesso, puoi essere onesto, la strada non era così brutta. No, sono stato abbastanza bene. Stamattina era molto Perché secondo me il problema è proprio quando è di giorno. È che è dissestata. Quando è curve e in più dissestata è la combo letale. Invece qua era solo a curve, quindi era però asfaltata, quindi non faceva... Non causava il braccio. Bella, siamo arrivati. Bella, miscella. E abbiamo trovato questo albergo a fianco, abbiamo chiesto quanto e ci hanno fatto 10 euro a notte, anche se tipo su Booking costerebbe 26 euro. Non sappiamo se è perché siamo arrivati alle 2 di notte o perché non prenotandolo con Booking il prezzo è questo. Beh, un po' gliel'abbiamo fatto abbassare. Sì, poi l'abbiamo fatto abbassare. Di abbassare perché erano già le 2. Noi adesso andiamo a letto perché siamo stanchissimi, siamo in giro dalle 5 e mezza. E ci vediamo domani per il primo giorno in Vietnam. Buonanotte e non sappiamo neanche di cosa faremo domani. No. Domani prenderemo i sci. C'è lo slittino. Vabbè, buonanotte ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ragazzi, buongiorno con questo outfit bellissimo. Buongiorno. Mi vergogno ragazzi tantissimo, ve lo giuro. Allora, ieri sera siamo arrivati qua che era notte, quindi non abbiamo visto nulla, ma guardate un po'. Dove ci troviamo? Allora, siamo a Sapa, che è un paese. Sì. Credo. Situato a 1600 metri di altezza, 1500 metri di altitudine e a 320 km da Hanoi. Infatti, quindi siamo nell'estremo montagne qua dietro. Sensazioni. Sì, esatto. Vabbè, giro la telecamera così potete vedere anche voi come sembra la città. Allora, a me piace un sacco la città e non è che non mi piace la natura, è che mi piace vivere di più i posti. Ragazzi, un secondo, ci vediamo dopo. Cioè, ragazzi, abbiamo fatto la sim e abbiamo pagato 200.000 dong e abbiamo 120 giga per un mese, però possiamo sfruttare 4 giga al giorno. Si respira aria nuova, diversa dal Laos sicuramente. Molto più caotico qui, almeno dove siamo. E sono sicura che, lo so, quando andremo anche ad Hanoi sarà ancora di più. Comunque là i miei occhi vedono una bakery, però adesso vediamo cosa mangiare, insomma. Niente ragazzi, comunque ho appena notato che i clacson lo suonano completamente a caso. Dei galli. Non lo so. Andiamolo a provare. Sappi che la gente continuerà a cercare di venire. Sì, ciao. Ah, 3 a 10 ce li dà, mi sa. Assaggiamo. Io spero sia buono almeno. Fa schifo. È buono. Ah, davvero? È buono. È una castagna intera. È buono. È particolare. Fuori è tipo. Non lo so. Si lascia mangiare. Che profumo di castagne, ragazzi. Scusate, ho la bocca piena. Castagne di ogni genere. Non pensavo di sentirlo in questo viaggio. Abbiamo trovato questo posto che sembra molto cheap. Se stavo parliamo guardando. Di, per esempio, un pancake con miele e banana, miele 40.000. 40.000. Che sono? 1,60 euro. Vediamo se Jessica ha ragione. 1,64 euro. Ok, ci sediamo. Il posticino molto da montagna, molto carino. Ciao. Hello. Thank you. Yeah, yes. It's okay. Wow. Super comodo poi il divano, sì. Dormirai qua. Allora. Comunque sembra un po' Livigno, no? Sì, ragazzi, benvenuti a Cortina. Guardate il legno, dai, carino. Comunque per essere un locale molto figo costa molto poco. Siamo usciti per far colazione e per capire che cosa fai oggi.
Volevamo far colazione, però l'unica cosa è che abbiamo cominciato a girare in giro così a caso, destra e sinistra, non abbiamo trovato niente perché poi fanno tutti i noodles e noi mi piace il dolce alla mattina, abbiamo cercato qualcosa di dolce. Ecco perché io poi mangerò le uova col pane. È vero, oh, ma Jessica è ungherese. Però abbiamo comprato, come avete visto, queste qua. Che schifo. Ma cosa, che video è questo? Vale. Secondo me è qui, in Vietnam praticamente. Secondo me funziona che chi suona, chi c'ha il clacson più grande. Non funziona così. Marò, che buono ragazzi. Il cioccolato fuso. Non posso mettere un pezzettino. Cioè. Buon appetito. Comunque vorrei, mi chiedo, ma cosa c'entrano i pomodori e i cetrioli? Ma la domanda è un'altra. Perché c'è un vasetto pieno di cioccolata e sto pucciando il pane? Vabbè, io posso capire questi con questo, ma questo così. Perché? Ma io ho semplicemente chiesto del pane e Nutella. Allora ragazzi, eccoci qua. Io ho preso un caffè vietnamita. Sinceramente non sapevo neanche come funzionasse, ma in realtà è una moka vera e propria. Nel senso che sotto abbiamo la lanternina, come si chiama? Candelina, che riscalda non questo caffè, ma questo qua sopra. Come funziona? In poche parole, c'è il caffè qui dentro, si riscalda e poi cade giù. Non so se si vede. Ecco qua. Proviamolo. Ragazzi, io l'ho appena annusato, è buonissimo. Sì, allora, partendo dal presupposto, esatto, partendo dal presupposto che a me piace un sacco il caffè, no? Soprattutto quelli con aromi, vai. E annusandolo sa di, cioè, sembra già quasi dolce. Esatto, sa di... Lo assaggi così, black proprio? Prima sì. In realtà è buono anche così. Cioè, non è amaro, amaro, amaro. Ha provato il caffè vietnamita? È molto buono, è buonissimo, non buono. Assaggio anch'io, dai. Vediamo le tue impressioni. A me non mi piace tanto il caffè. No, caffè. Semplicemente perché è amaro. Mamma mia. Non pre- però è molto buono. Rimane in bocca quel... Il retrogusto è buono. Non so mica cosa. Cioè, rispetto al caffè americano, che comunque il mio caffè americano non si toglie a nessuno perché è il caffè americano buonissimo, possiamo dire che questo qua è lungo. Ma non è anacquato, cioè proprio sa sì, di è caffè, denso. È denso. E quindi te lo gusti una tazza di caffè così, te lo gusti niente. Per me è buono. Ho provato caffè vietnamita. Ragazzi, volevo farvi vedere una cosa di Jessica. Vieni qua. Per farvi vedere Jessica in versione vietnamita. Perché? Aia. Vabbè, ma la viene di notte. Mi sta abbandonando, ma voglio raccontarvi questa cosa. Allora, ieri abbiamo detto, forse accennato qualcosa dei due signori francesi che erano con noi tutto il giorno. Simpaticissimi, più che altro lui, perché lei non parlava tanto inglese, lui parlava molto. Erano un po', cioè, era un po' strano, soprattutto lui, cioè, uno che si faceva rispettare, questo non c'è dubbio, perché comunque, cioè, aveva sempre paura che tutti lo volessero fregare, quindi, diciamo, che a volte anche un po' troppo, forse, però, boh. Poi ho questo ricordo che voglio raccontarvi, è che quando siamo scesi a un certo punto del viaggio ieri sera, che veramente abbiamo già detto, ma è stato veramente tranquillo, pensavo, a parte un bambino che ha vomitato, va bene, praticamente la signora è scesa, Feder è sceso anche lui per sgranchire le gambe, e praticamente lei si è messa a fare pipì a fianco esattamente all'autobus, così, proprio... Cioè, si è abbassato i pantaloni e ha fatto pipì davanti a tutti. Cioè, proprio davanti a tutti. Io per male che non l'ho vista. Cioè, e quindi niente ragazzi, cioè, sono un po' strani. Poi cosa è successo? Che ieri sera siamo arrivati insieme alle 1:30. È vero che in realtà ci avevano detto che saremmo arrivate alle 5:30 e quindi ci è andata un po' male perché oltre al biglietto dell'autobus abbiamo dovuto pagare poi la notte in albergo. Quindi non ci abbiamo proprio guadagnato nulla. Però quando siamo arrivati, il signore appunto voleva contrattare il prezzo della camera eccetera eccetera, che ci sta, va bene. Alla fine siamo riusciti appunto a dormire lì per 10 la notte. E stamattina pensavano di doverci aspettare, non lo so, alle 9 sentiamo che urlano dal corridoio. Italian guys, Jessica, Federico, pensando di voler doversene andare con noi. Ma ragazzi, cioè noi stavamo dormendo bellamente e anzi abbiamo prenotato anche un'altra notte lì. Quindi domattina noi ce ne andiamo. Sei contento di essere in Vietnam? Moltissimo. Anch'io, un sacco. Boh, poi adesso è il terzo paese, ci rendi conto? Il terzo, ragazzi. Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, c'è gente a casa e io so, c'è gente a casa che pensava che saremmo tornati dopo 2 giorni. E invece... Ma... Ragazzi, non ce l'ho fatta, è uscito il sole e ho tolto la calza. No, in realtà
l'ha tolta perché se c'erano degli europei si vergognava. Sì, no, dai, ragazzi, cioè... Non ti devi vergognare, tutto, ma... Jessica, tu sei no, questa. No, sto scherzando. Non lo sai ancora? Sto scherzando, ma non me ne frega niente, però un po' me ne fregava. Non lo sai. Ok, stiamo entrando in questo mercato. C'è un odore abbastanza forte, non direi positivo, non direi un profumo, però è un odore. Qua ci sono tutte delle spezie, piuttosto che erbe essiccate. Anche di qua. Fa molto freddo. Ci sono tante spezie, più che altro, tante frutta e verdura, no, verdura no, frutta essiccata, secca, cappellini, ecco, ne vorrei uno, così quasi, eh. Qua ragazzi c'è carne essiccata, qua c'è un po' di pane, wow, c'è un bel occhio, torte, noodles. Guarda qua che buono! C'è un bel occhio. C'è un bel occhio gigante. Thank you. Thank you. Che bello ragazzi, oddio che odore, oddio ragazzi, vedi mia persa, ero là all'ombra, al sole che ti aspettavo, com'è? Non puoi andare via in quella maniera, uno mi sento solo, non sono solo. Andata via, sono andata lì al, sol, al sole, va bene. Comunque a me piacciono un sacco i mercati per a me piacciono un sacco i mercati perché credo che lì le persone esprimono più la loro cultura, sì, la è loro vero, cultura. Sì. Ah, quelli sono granchi. Sono tipo pesci gatto. Granchietti. Sono granchi. Una ragazza con una vasca piena di pesce e questa? Praticamente li ammazza così. Ah, ok, bello. È super fresco, oh, guarda le rane. Carne da tutte le parti. E odori ovviamente molto forti, ragazzi. Praticamente qua hanno fatto fuori un maialino e qua abbiamo appunto le costine, le zampe, la cutella e poi praticamente da parte c'è tutto l'interiore con il cuore. Non so quanto questi video siano belli da far vedere, però è bello vedere anche che le persone, come ho detto prima, il mercato esprime proprio le persone del posto. Ecco ragazzi, questo è il bus di domani. Abbiamo prenotato il bus? No. Poi prenderemo il bus che è esattamente questo. È cambiato, però è simile. Questo è il nostro hotel, quindi siamo veramente vicini. Allora, abbiamo preso la moto, peccato che sia a marce, Fede non l'ha mai usata. Ma sì, ma dai, ce la farai. Ok. Cercando di capire come fare. Ce la faremo? Aiutami. Ragazzi, abbiamo deciso di prendere il motorino perché fino alle 6 di stasera, cioè lo terremo fino alle 6 di stasera, anche perché domani ripartiamo per andare verso Hanoi alle 11, quindi se non avessimo preso il motorino praticamente non riusciremo a vedere nulla, insomma. E poi sono contento perché sto provando per la prima volta il motorino a marce. Si presenta così, praticamente abbiamo il freno davanti, e qua non c'è niente perché la folle non c'è. Ci sono le marce, come potete vedere, questa è la marcia indietro e questa è la marcia in avanti e niente, ci sono quattro marce e qua c'è il freno posteriore, mai utilizzato. Poi ragazzi, con il berrettino del dopoguerra. Oddio, ma c'ho i brividi! No, ma è stupenda! Tappa è stupenda! Ma perché non l'abbiamo vista prima sta roba? Cioè, guarda qua che roba! Che figata! Che roba è qua?
venderci questo, ragazzi. Radio qui? No, pizza and drinks. No. Pizza? Yeah, no. Yeah, è giustissimo. È giustissimo. Pizza? Io. Carino, la signora mi ha regalato il braccialettino. Ho comprato la borsettina per 2 euro. Se oh. Italito so, se sei flow, hola, come sta? Hola, come sta? And yes. Se sei Hati Peng, hola, come sta? Hola, come sta? Yes. Se sei Tisan, in Vietnam is Xin chào. Xin chào. Yes, Xin chào in Vietnamese, and me, also. Oh, and more people at Ocho. Ocho. Oh, yeah. Okay. Your village? Yeah, village. Oh, village. Is it here? Yeah, it's here. Many people, local people. Okay. Lucky, happy. Lucky, yeah. Happy. Yeah. Okay, thank you very much. Village is Lotte. Okay. Lotte is Tavan, Fini, Kosoba. Okay. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Come on. Thank you very much. Yeah. Fermati un attimo, ragazzi, qui dove c'è la piazza principale di Sapa, lì c'è la stazione. Niente, ragazzi, stiamo guardando un attimo sul telefono cosa dove andare a vedere. Abbiamo la moto ancora per 4 ore, e giusto il tempo che faccia buio, insomma. Si può waterfall. Waterfall. Ragazzi, assurdo come appena ti fermi arrivino le signore, appunto come questa che mi ha venduto la borsettina, a appunto volerti vendere di tutto. Cioè, sono un po' insistenti perché continuano a dirti no, vuoi questo, gli orecchini. E cioè, a un certo punto è andato avanti per 10 minuti inventandosi di tutto, tipo no, voglio gli orecchini, poi la cosa per i capelli, quella per la coperta, di tutto. Finché a un certo punto ha tirato fuori l'ultima carta, che non ci si volevamo comprare del fumo. E così. E noi no, grazie. Avevo bassa voce, ce l'ha chiesto. E ha giocato l'ultima carta, insomma. Comunque, ragazzi, ci hanno portato le patatine con l'aglio. Ma ce l'ha scritto? Ah sì? Garlic. Sì. E burro. Questa è una salsa giapponese. No. Buoni, però è tutto buono, ragazzi. Questo è il mio panozzo. E questi sono i involtini vietnamiti. Mi devo riassaggiare. L'ho sempre mangiato, è un giapponese nel mio paese. Dio, cazzo, che buoni, bellissimi. Che fame. Come che fa? Mu, culla, A, K, E, F, G, H, L, M, N, E, O, P, Q, A, S, 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 S.